Ma bene a tutti ragazzi e ben ritrovati al vostro Jix Nico Pro 12. Oggi ragazzi, con ritetto al titolo, faremo delle challenge a decisione dei miei amici. Vediamo che cosa scelgono. Intanto ho contattato un mio amico che non so se vuole, non vuole, se gli dico proprio il suo nome, ma dico che è bravo Stumble. E vediamo cosa, che challenge è che non devo fare. Vediamo. Vediamo. Sta scrivendo, eh. Sa che è una challenge difficile. Se volete, dopo vi faccio vedere che. Allora, vediamo che sta ancora scrivendo. E vi faccio vedere che in realtà. Ok, ecco, ha scritto. No, dai, raga, ma sono sempre le stesse challenge. Non devi double jumpare. No, raga, ma ve lo faccio vedere. Ma ve lo faccio vedere. Sì, raga, guardate. Mo' ingrandiamo la webcam al massimo. Me la metto anche centrale per farvi capire. E raga, per davvero, non sto mentendo. Allora, come reggo il tablet in piedi senza che. Ah, io tengo così, perfetto. Allora, cerchiamo di oscurare il suo numero possibilmente di telefono. Devo tenerlo così. Ma Dio santo, come si fa? Cerco, un attimo, un secondo. Se volete, mettete il video in pausa. Dove c'è scritto, vedete che c'è scritto non devi double jumpare. Ok? Gli altri messaggi li ho eliminati perché sto qua, sto telefono, c'ha lo scatto all'improvviso, veramente elimina il messaggio quando cacchio gli pare. Ok, raga, aspettate, adesso facciamo la challenge impossibile. Raga, ma sapete che vi dico? Io provo a non double jumpare. Anche sapete che vi dico? Non provo manco a saltare. Così non ho il dubbio. Ovviamente devo double jumpare, cioè se devo fare i trick con il double jump, allora non posso, per dire. Ma se tipo adesso ora faccio un double jump, anche quello non andava bene. Ma se ad esempio un posto lontano dove devo fare per forza il double jump, tipo lontano l'ostacolo, quello che devo raggiungere, tipo ora là non potrei. Però, se ad esempio questo blocco non c'era, dovevo fare il double jump per forza. Io lo scrivo così. Ovviamente dobbiamo andare dall'altra parte. Ma chi è che mi ha bloccato? Raga, no, raga, non ce la faccio. Cioè, non ci arrivo. No, ci arrivo in realtà. Stavo scherzando malissimo. Ok? Guarda, tutti quanti calmini, calmini. Che vanno. Allora, raga, mi sa che anche qua con double jump non ce la facciamo. Godo come un riccio appena nato da 70 anni e 47 quarti. Perfetto. Questo dobbiamo farlo pure alla finale. Semifinale finale. E dopo contattiamo un altro dicendogli quale challenge dobbiamo fare. Cavolo, raga! Cavolo, raga! Per riattivare la rec, mo sono indietrissimo. Mannaggia. Qua perché mi ha scritto un mio amico dicendo cosa devo portare domani, cioè cosa dobbiamo portare a scuola. E raga, adesso mi permetto un pochino di fare i double jump per recuperare. Tipo, vabbè, uno sprint, capiremo. Raga, ma se mi qualifico esplodo. No, ma sapete qual è la cosa che mi fa arrabbiare di Istanbul? Non che perdo, ma perché? Ma perché quando sono indietrissimo? Quando c'è l'ultimo posto, arrivo sempre vicino alla fine e poi si qualificano. Vabbè. Andiamo alla prossima pubblicità. Ok, mi ha già scritto un altro mio amico. E vediamo cosa mi ha scritto. Madò, ho rotto pure il tablet un'altra volta. Devi giocare da bendato.
Vediamo. Anche questa volta cerco di non far vedere il numero di telefono. Proviamo, aspettate che risistemo. Credo che si vedi il messaggio, vero? Mettete il video in pausa e leggete al contrario. Devi giocare da bendato, vedete? Ok, raga. Adesso, quello che faccio è andare in game e vedere qual è la mappa. Quella che esce poi metto la benda. Altrimenti non so anche qual è. E se sono intrappolato ancora all'inizio, ho il bonus di andare leggermente avanti. Qual è il game? Ambo stambo. Proviamo a fare una roba velocissima. Giù. Ok, già anche così non vedo. Dov'è? Dai, dai, aspetta. Giù, perfetto. Posso alzare di più così? Sento dove devo andare. Niente. Sono caduto? Ma raga, ma dove sono? Sono qua. Ok. Andiamo almeno vicino. Almeno vicino. Poi faccio tutto da solo. Ok. Ok. Fino ad ora ci siamo arrivati. Ora. Dove sono? Niente, mi sono buttato di sotto. Allora, raga, vi dico che ho. No, sto lacrimando perché questa qua non è una benda fatta apposta. No, questa challenge la voglio ripetere, però con leggermente un bonus, cioè... Che mi si è spento il telefono, ma... Cioè andiamo da NYX12 Mobile, facciamo un codice stanza, dove ci saranno i bot? Basta! Con i bot. E così sarà più easy giocare, almeno. Allora, Paint Splash è un po' un casino. Aspetta, cosa facciamo? Ok, così per davvero non vedo. Dove sono? Raga, sono caduto? Oh, raga, su qua almeno, eh. Ora. Dove sono? Ok, più o meno. Poi. Andiamo di là. Poi. Caduto di sotto. Aspetta che così vedo. Non so cosa sto facendo, però provo perché non so cosa sto facendo, ripeto. E non so per davvero dove sto andando. Cioè, dove so? Per caso ho urtato qualcosa, no? Ho sentito qualcosa. Tipo... Ma con cosa mi sto schiantando? Mi sto schiantando con qualcosa, ma con cosa? Raga, mi sto incazzando un po', cioè... Raga, cosa sto facendo? Cosa sto combinando? Raga, ma come si gioca? Posso sapere come si gioca da bendato? Ma non è che i bot in realtà adesso stanno giocando da... Ma almeno dove sono? Ah, ma io sono qui? Allora tiriamo su di nuovo. E andiamo. Forse ho sbagliato. Ok, io sto fermo. Per capire solamente dove sono. Un aiutino. Ah, ok. Poi, aspettate che non vedevo nulla. Non lo so. Non lo so. Corro dritto, provo. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! No, raga, è incredibile. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta da bendato? E visto che purtroppo non avevo uno che... Poteva dirmelo cosa dovevo fare. Se mo aiuto. Ok, provo, eh. Ora. Almeno l'ho preso il player, sì, ok. Ok, dove... Cosa sto facendo? Vado qua. Ho perso, sì. Qui. Qualcosa mi ha preso, ma non so cosa.
ora andiamo di qua. Ma non so dove sto, ripeto, dove sto andando, non lo so. Raga, ma che cosa sto... Raga, cosa sta succedendo? Cosa sta... Raga, aiuto! Cosa devo fare per qualificarmi? Come devo fare? Così? Aiutino, dai. Ok, almeno superiamo i primi due. Almeno superiamoli. Perché, raga, se no 2 ore e mezzo per farli a sto punto. Ok, andiamo giù. Ora. Qua mi dico. Raga, io qua c'è, lo sono sicuro. Poi, credo che mo io vado così, tipo, provo. Non lo so cosa sto facendo, raga. Raga, dove sono? Va bene. Dove sto andando? Boh. No, non mi sono qualificato. Ok, basta, mi sono stufato. Adesso, vabbè, apriamo da Nix 12 Mobile 50 gemme, capiremo. Ma manco mi si aprono. Vabbè, andiamo con la prossima challenge che decido ai nostri amici. Prima però facciamo un giro fortunato. Intanto lasciate like, iscrivetevi al canale e una rara Godon che purtroppo ho, però almeno io accumulo gli Stumble Coin e fra poco ci abbiamo pure il pass, cioè i passi dei regali. Ok, andiamo alla prossima sfida. E ultimo, vediamo cosa mi hanno scritto. Gioca a Stumble Guys senza sbattere le palpebre. Posso farvelo vedere? Mettete il video a rallentatore e bloccatelo. Se avete sentito un verso è perché non riesco a tenere un braccio in piedi, perché mi fa male. Ho ingrandito la web, così potete vedermi che non faccio così. Anche se sarà un po' difficile. Ok. Siamo pronti? 3, 2, 1. Allora, voi potete vedere che non sbatto le palpebre. Ah, dai, raga, mi è entrato qualcosa già nell'occhio. Ma raga, non è possibile. Raga, mi è entrato qualcosa nell'occhio di già. No, raga, aspettate, ho rotto io qualcosa. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Dico che ho sbagliato. Raga, mo non faccio in tempo a farvi vedere qual è la nuova challenge. Ma è la challenge è non toccare il color verde. Quindi cerchiamo di non toccare il color verde. Le skin ovviamente non valgono. E vediamo di qualificarci. No, dai, raga. Uffa, ma perché ci dobbiamo sempre incastrare in quel posto? Ogni volta. Cioè, mi dà fastidio il floor flip che si alza tantissimo il flip. E dopo, tipo, sei alla fine che ti stai per qualificare. E poi cadi perché ti si buga. Comunque, sarei anche fortunato qua in floor. Perché non c'è manco il color verde. Ripeto, ci sono le skin, ma le skin non valgono. Altrimenti. Ok, andiamo. No, guardate come. Cioè, raga, guardate un trick. No, sti cavoli. Meglio se ci qualifichiamo. E finiamo così con la conclusione. Via. Godo come un riccio. Questo è lo stemple e non c'è il verde. Andiamo a qualificarci completamente easy. E poi finale. Speriamo di vincerla. Io passo sempre di là, perché ormai ho capito come driplare. Intanto, raga, ripeto, lasciate like, iscrivetevi al canale. Cosa è successo? Raga, cosa è successo? Mi spiegate? Cioè, sono passato qua e sono caduto di sotto, ma ero salito, va bene. No, ma per lo più lasciate like e iscrivetevi al canale, perché siamo vicino ai 400 iscritti. E ho in mente di fare un bello speciale.
che purtroppo arriverà in una settimana in ritardo, visto che è uno speciale un po' bello. Allora, vi dico che non è tanto fattibile, però raga, provo. Ma non è fattibile sto coso, cioè come cacchio si fa? Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina perché siamo vicini ai 400 iscritti. E se volete un altro video del genere, basta che lo scrivete sotto nei commenti, sempre se si attivano. E se lasciate like. Bene ragazzi, da Nico è tutto, bella, iscrivetevi perché siamo vicini ai 400 iscritti.